partecipazione questa mattina, come accaduto sempre in questi anni, per ricordare il sacrificio della vita che molti ragazzi, ragazze e donne hanno compiuto per darci la libertà, per darci la democrazia. Democrazia che noi abbiamo sempre l'obbligo di difendere in nome di quei principi sanciti nella Carta Costituzionale e che sono il frutto di del sacrificio di quei ragazzi. Abbiamo il dovere civico di difendere quei principi che restano, sono e saranno e dovranno essere sempre non negoziabili. Per quanto si possa discutere, per quanto sui vari temi si possa anche tra di noi avere posizioni diverse, ci sono principi che non sono negoziabili, che non possono e non devono essere oggetto di discussione. Né si possono pensare o immaginare, diciamo, alleanze o accompagnamenti con chi ha su questi principi dei dubbi o dei tentennamenti. Io è quello che auguro al popolo di San Severo, al popolo dell'Italia, di proseguire il percorso intrapreso il 25 di aprile del 1945, di non rendere vano il sacrificio di quei ragazzi, di quei giovani che in nome di un ideale hanno accettato anche di perdere la vita. Consentitemi al termine di questa mia breve esposizione di rivolgere un ringraziamento sentito alle organizzazioni sindacali, vedo i rappresentanti della CGIL qui presenti, ai rappresentanti dell'ANPI che hanno sempre onorato con la loro presenza questa celebrazione, i rappresentanti della Fondazione Allegato, i rappresentanti istituzionali, consiglieri, assessori che vedo qui presenti, le associazioni dei finanzieri e dei carabinieri che sono qui presenti e che in questi anni ci hanno accompagnato in questo percorso. Consentitemi anche, in occasione probabilmente sicuramente del mio ultimo 25 aprile da sindaco della città, di ringraziare anche lo staff che con spirito di sacrificio, di abnegazione, si è sempre messa a disposizione per l'organizzazione della celebrazione del 25 di aprile. Voglio ringraziare anche il maestro Antonello Cittone. Grazie. E la banda, l'orchestra di teatro della città di San Severo, che ogni anno ci hanno tenuto ad accompagnarci lungo il corteo per le strade della città, facendoci ascoltare brani che sono legati ai nostri valori costituzionali di democrazia e di libertà. Li voglio ringraziare anche particolarmente quest'anno perché, diciamo, la loro partecipazione è volontaria e gratuita, perché non abbiamo fatto in tempo a fare gli atti, e loro nonostante questo sono voluto esserci e credo che di questo meritino un duplice ringraziamento da parte nostra. Detto sempre, quando c'è un atto di generosità e di altruismo nei confronti della città, è bene che la città lo sappia, che non resti un fatto limitato alla conoscenza di pochi, magari del sindaco, di qualche amministratore, ma tutti lo sappiano, perché è giusto che sia così. Io vi ringrazio di vero cuore, ringrazio tutti per la presenza questa mattina, ma anche per aver accompagnato questo percorso amministrativo che tra qualche settimana ha termine. Abbiamo, credo, fatto il nostro dovere al massimo della nostra capacità, possibilità, lo abbiamo fatto in maniera onesta, nel rispetto dei principi libertari e di democrazia che voi ci avete insegnato, molti di voi ci hanno impartito sin da quando eravamo ragazzini, e abbiamo cercato e siamo riusciti a non tradire quei principi e quei valori anche nel momento in cui siamo assurti alla carica istituzionale. Quindi buon 25 aprile a tutti e viva l'Italia libera ed antifascista. Thank you.